parellero d'amore. Più dolce che cosa per far felice il cuore. Scrivo il tuo nome su tutte le rose che colgo per te. Due dozzine di rose scarlatte è la commedia più rappresentata in Italia e all'estero del teatro brillante sentimentale degli anni 30. Fu scritta da Aldo De Benedetti nel 1936 per la compagnia De Sica Melnati Risone. Una curiosità, tradotto in spagnolo, fu rappresentata la commedia a Madrid con il titolo modificato e moltiplicato in tre dozzine di garofani rossi. In Italia nel 1940 fu l'opera prima, con il titolo Le rose scarlatte, di un regista destinato a diventare uno dei grandi maestri del cinema italiano, Vittorio De Sica. La commedia incomincia con un incidente, diciamo, un fascio di rose che arriva a chi non era destinato. Questo banale piccolo incidente provocherà una rivoluzione nei sentimenti dei protagonisti. Permesso? È permesso, si può, è permesso, si può. Amici! Si fa che non c'è nessuno. Siamo. Siamo. Guarda un po'. Speriamo che salti fuori qualcuno. Quando io. Un momento. Pronto! Sì, casa Verani. Ah, non lo so. Io credo che qui non c'è nessuno. Come? Ah, non lo so, no. Non so, se hai detto che non lo so. Non rispondono. Vuol dire che non ci sono. E signora, cosa vuole che faccia? Che mi metta a girare tutta la casa? No, guardi. No, io non sono mica. No, io sono qui semplicemente per. Come? Oh, scusi, signora, ma come si permette lei di dire? Oh, signora, abbia pazienza, guardi, lei è una signora, io non posso risponderle come lei si merita, ma però mi permetto di farle osservare che non... Buongiorno, sorella.
Ah, buongiorno signora. Faccia, faccia pure. Ah no, guardi, vogliono lei, ho risposto io perché non c'era nessuno. Vogliono me? Sì, sì. Ah, senta un po', c'è qui una Virago. Una Virago, via qua. Senta, senta. Pronto, chi parla? Ah, sei tu, Clara. È mia cugina. No, no, era Savelli, un amico di mio marito, sì. Ma no, cosa dici? Poveretto. Eh? Va bene, glielo dirò, ma sai che sei terribile tu. Cosa? Faccio prendermi fra un quarto... Va bene, fra un quarto d'ora, d'accordo. Ciao, Clara. Scusi, sarei un momento perché devo fare un'altra telefonata. È un po' impertinente, sa, quella sua cugina lì. Sì, tanto simpatica invece. Ma come, la conosce? No, ho avuto solo occasione di sentirlo. Ah, signora, guardi, lo sa, il campanello del cancello non funziona, sa? Sì, sì, lo so. Ho suonato per più di un quarto d'ora. Poi mi sono accorto che il cancello era aperto, allora... Senta, se ve li sto telefonando, mi scusi. Ah, vero, signora. Pronto? Pronto, qui parla la signora Verani. Già, sono proprio la signora Verani. Allora il mio abito, che fine ha fatto? E allora perché non me l'ho mandato, scusi? Come? Se mi lasci parlare... Guardi, io parto giovedì sera. Parte. Ha capito? Ecco. Allora mi faccia la cortesia, me lo mandi subito, così se abbiamo qualche correzione da fare. Ecco, va bene, siamo intesi, d'accordo. Arrivederci. Ma come, signora, lei parte? Sì, non glielo ho detto, giovedì sera. A proposito, Savelli. Dica. No, scusi un momento, devo fare un'altra telefonata. Vero. Per noi donne mettersi in viaggio è una tale complicazione. Sì. Guardi, no, facciamo una cosa. Guardi sull'elenco telefonico. No, guardi sull'orario, la partenza del treno. L'ora esatta, per favore. Pronto? Chi sei? Pronto? Marcella? Sono io, tesoro, Marina. Come stai? Signora, c'è treno. Ma come no? Parto giovedì sera. Sì, è decisissimo. Ah, non lo so, una settimana, 10 giorni, sai. Com'è? Ma no, davvero? Vieni alla stazione? Oh, ma senti, sei un amore. Che amiche che ho io. Va bene, cara, ti aspetto. Allora, guarda, domani il mio treno parte alle... Oh, santo cielo, a che ora parte il treno? Non lo so, se lei non mi dice. Oh, ma che pasticcione, non sa nemmeno guardare con orario. Io so guardare l'orario. Ma bisogna che sappia dove lei vuole andare, signora. Una cortina d'ampesto. Quante volte glielo devo dire? No, signora, è la prima volta che me lo dico. Eh sì. Guarda, pronto? Su. Aspetti un momento. Cortina e la lettera C. Dunque, ma cosa dice? Ma guardalo sull'orario. Ma è gentile. Sì, dunque, cortina. Non c'è cortina. Cosa dice? Cortina non c'è. Scusa un attimo, Marcello. Dio, guarda, ma lei nemmeno su un orario, gliel'ho detto, niente. Che amici di famiglia. Sbaglia la pagina, per forza. Ma come sbaglio? Eccola, cortina. Nella fretta, nella fretta. Dunque, ecco, cortina Dobbiaco, cortina Calasso, pieve di Calasso. No, ma non c'è la linea per Roma. No, bisogna vedere le coincidenze. Oh, ma come sono complicati questi orari. Marcella? Scusa, Marcella, facciamo una cosa. Ti telefono più tardi l'orario della partenza del treno, eh? D'accordo? Ciao, tesoro. Un bacio ai bambini. Ciao. Allora l'ha trovato? Un momento, signora, aspetti. È meglio che guardi nella pianta. Sì, senz'altro. Dunque. Così andiamo più veloci. Per andare a Cortina, lei può fare la linea... Roma. Padova. Calalzo. Cortina. Ecco, sì. Oppure fare linea Roma, sì? Bolzano, eh? Dobbiaco, Cortina. Sì, ma io voglio sapere la linea più breve. Non lo so, aspetta, adesso guardiamo. Signora, cosa va a fare a Cortina, signora? Ma che cosa vado a fare a Cortina? Gli sport invernali, caro Savelli, vado a divertirmi, sì. Vado a sciare, a pattinare sulla neve. Senta. Venga a vedere che belle cose mi sono fatte per Cortina. E cammini! Aspetta che mi è... Oh, scusi! E sa cosa voglio fare? Voglio ballare, voglio divertirmi come una pazza. Cosa voglio fare? Una settimana di follie! Io non mi fa girare la testa. Venga qui, Savelli, cosa fai? Coraggio, si
povero Sanè. Ecco. Mi aiuti a fare le valigie. Sì, già. Fare i pantaloni. Anche Alberto viene con lei, signora Cortina. No, Alberto no. A lui non piace la neve, la montagna. D'altronde, un po' di separazione ci vuole ogni tanto, non le pare? Sì, fa bene a tutte e due. Bisogna rompere questo tran tran della vita coniugale. Bisogna sfuggire, bisogna evadere. Bisogna evadere, ecco la parola esatta. Che bellezza, vedere visi nuovi, provare nuove sensazioni. Perché cosa c'è? Non ho ragione? Ah, sì, signora, lei ha ragione, ma non capisco come mai le sia venuto così all'improvviso questo bisogno urgente d'evasione. Oddio, un bisogno urgente d'evasione, che esagerato. Mi piace, mi sorride, ecco, mi diverte l'idea di questa settimana di libertà. Anzi, non so che cosa voglio fare. No, signora, non dico a nessuno che sono sposata. No, oh. Perché, signora? Così. Sarà più misteriosa e più interessante. Che bellezza! Un idillio fa le nevi. Perché no? Anche alla donna più seria fa piacere essere corteggiata qualche volta. Ah, va bene. Io però non capisco che bisogno ci sia di andare a schizzare su fino a Cortina da un pezzo per essere corteggiati. Anche qui a Roma? No, no. Non so com'è, ma a Roma non mi accade mai. Non c'è un cane che si occupi di me. Come non c'è? E io, signor? Ha detto lei? Ma lei non conta. Come non conto? Ma no, lei mi fa la corte perché crede che si tratti di un suo dovere di amico di famiglia. E poi lo fa anche per tenersi così un po' in esercizio, non è vero? Scommetto che se io la prendessi sul serio... Lei si troverebbe imbarazzatissimo. Provi. No, no, guardi, non vale proprio la pena. A che ora passa? Chi, signor? Il treno per Cortina. Mi dovrebbe cascato l'orario, aspetti. Okay. Ma solo, signora, lei a Cortina? Sì. Ma no, per carità, vado con mia cugina Clara. Ah, quella del telefono? Sì, tanto si fa. Se ne ho detto, dovrebbe conoscerla. Ha qualcosa di chic quella donna, vede? Io penso, guardi, le assicuro che lei è la donna che ci vorrebbe per me. Perché fare, signora? Come perché fare, per sposarsi? Oh, per carità, non mi piace. Ma come non le piace, non le piace? Come fa a saperlo se non la conosco? Ah, non importa, io sono sicuro che non mi piace. Poi cosa vuole che le dica? Io le signorine non le posso soffrire. Va bene, ma allora con questo sistema, capirà? Esatto. E appunto qui la... Savelli, un po' di discrezione. Ah, ma non sapevo, signora. Lei si stava cambiando. Scusi tanto, signor. Mi perdoni, signor. Dunque, le dico che le signorine non le posso soffrire. Chi lo sa, non lo so. Invece dopo, quando sono sposate, forse perché dopo il matrimonio... Assumono un carattere, assumono una personalità, non lo so, si trasformano, si evolvono. Allora poi quando le vedo, mi pento, dico, guarda un po', pensare, quella lì, poteva essermi la sposata io. E allora incomincia a farle la corte, vero? Sì. C'è un pentimento, c'è un rimorso. Ho capito. E così finisce con non concludere mai nulla. Ah beh, quanto a questo, signora, la prego di credere che... Ma sì, lo sappiamo benissimo che lei è il pericolo di tutte le mogli, il terrore di tutti i mariti. Ma mi faccia il piacere, mi allacci qui, per cortesia. Ah, sì, signora, aspetta. Su, Savelli, coraggio. Un momento, è un bottone difficile. Sì, molto difficile. Ah, ne ha un altro. Mica, lo lasci andare. A che ora parte il treno? Signora, io glielo posso dire, se lei mi lascia il tempo, mi interrompo ogni momento. No, senta, Savelli, io non la interrompo più. Adesso facciamo una cosa. Viene mia cugina Clara a prendermi, vero? Lei va di là, prende un bellissimo pezzetto di carta, una matita, e scrive esattamente l'orario della partenza e dell'arrivo. Capito? Sì, signora, sì. Uffa. No, è lui che mi ha telefonato di venire qui. Ah, sì? Ma io che non venga. Non viene? Non so
capito bene, guardi, non mi assumo responsabilità, ma mi ha telefonato dicendo che aveva un'assemblea, non so, e pareva che facesse colazione in trattoria, ma ripeto, non so esattamente. Ma anche in trattoria? Ma non è possibile? Ma ha invitato a pranzo, signora. Senta, cosa vuole che le dica? Si vede che se n'è dimenticato. Ma è un bel sistema, ma ha telefonato apposta, signora. Voi sapete come ha insistito, dice, bada, oggi sei a pranzo da me. Guarda che se non vieni mi offendo, mi ha detto. Sì, lo conosco, ma non è la prima volta. Sì, prima invito la gente a colazione, poi se ne dimentica. Ma ha anche detto, ti farò assaggiare delle fettuccine, vedere se ti lavora niente, da far resuscitare un morto. Io non so, ma ci sono le fettuccine verdi? Cosa dici, le fettuccine? No, io quelle credo che non ci siano, però non importa, in qualche modo rimedieremo, stia tranquillo. No, guarda, non facciamo complimenti. Alberto non c'è, lei è da fare, da tutto questo disturbo. Vengo un altro giorno. No, lei non dà nessun disturbo. Lei deve sedere qui perché lei deve guardare l'orario, hai capito? Ecco qua. Senta, vuole che le accenda la radio? No, grazie, la radio. No. Guardi, qui ci sono dei giornali, delle riviste. Le faccio un bel aperitivo, eh? Ma vede, signora, scusi, sa, io sono un po' schiavo delle mie abitudini. Se io non mangio a mezzogiorno e mezzo preciso... Signora, non faccio come mi dici, vengo un altro giorno. Ecco l'aperitivo. Oh, ecco anche Alberto. Alberto, tesoro. Allora, ciao Marina. Ciao. Non avevi la sorpresa. No, ma per fortuna me la sono trovata per... Guarda un po' che si vede, come va? Oh, sì, vecchiaccio, come va? Senti, giusto che ci sei, dovresti farmi un favore. Favore? Sì, tieni, prendi, bevi un aperitivo. No, bevi? No. Ti prego, bevi, alla mia stanza. No, bevi, non mi fai sentire. Bevi, ti prego. Senti, lo sai dov'è la società elettromeccanica? No. Beh, non importa, deve essere dalle tue parti, poi ti darò l'indirizzo preciso. Adesso tu prendi un taxi e prima di andare a mangiare, vai lì e... Ma scusa Alberto, ma è mezzogiorno e mezzo, sai? E beh, che ci vuole? Io ho ancora da mangiare. Va bene, fai una piccola deviazione, no? Passi di lì e poi dopo vai a casa a mangiare, o no? Ah, sì. Va bene, ma mi pareva... Forse mi sbaglio. Ma scusa Alberto, ma mi pareva che tu mi hai invitato a pranzo quest'oggi. Oh, perbacco, hai perfettamente ragione, scusa, sai, ma me ne sono completamente dimenticato. Mm. Non importa, ma... Ma no, ma altra volta. Ci mancherebbe altro, caro, ci mancherebbe, ma sicuro, ma sicuro. Ci mancherebbe altro che ti invitassi a pranzo. No, tu oggi sei a pranzo da me e ci tengo, sai. Perbacco, se ci tengo. Ti farò assaggiare delle fettuccine verdi alla bolognese da far risuscitare un morto. Io, caro, credo che le fettuccine verdi non è il caso di pranzo. Che non ti piacciono le fettuccine verdi? Ah! Mi piacerebbe. Lo crede? Sì, bravo. Tua moglie mi ha detto che tu ti sei dimenticato di avvertirla. Credeva che tu mangiassi in trattoria. Ma è possibile? Mi è passato completamente di mente. Scusa tanto, sai. Rosina! Sai, con tante cose per la testa io. Ma come, non ti ho detto oggi che c'era pranzo l'avvocato da noi? No, signore, non mi ha detto nulla. Bene, te lo dico ora. E ti raccomando, prepara un buon pranzetto perché abbiamo fame tutte e due. È vero, tu hai molto appetito. Quanto è abbastanza, con tutti quegli aperitivi. Già, ti capisci. Dimmi un po', cosa c'è di pronto? Niente. Come niente? No, anche la signora aveva detto che forse pranzava fuori. Allora Marta ha preparato solamente una frittatina e un'insalata per noi. Andiamo a mangiare in trattoria. Ma nemmeno, ma ci mancherebbe altro. Io ti invito a pranzo, poi ti mando a mangiare in trattoria. Ma ci mancherebbe altro. Beh, allora ci faremo fare un magnifico risottino con i funghi. Ti piace il risotto con i funghi, sì? Ai funghi? Signor ingegnere, i funghi non ci sono. Bene, fallo senza funghi, fallo come ti pare. Vai in rosticceria, vai al mercato, prendi quello che vuoi, compra quello che vuoi, ma avanti, picchiati. Ah, santo Dio, ma che complicazioni queste donne. Scusa, sai, caro, è questione di 10 minuti al massimo. Intanto, tieni, fumo una sigaretta. No, a digiuno non fumo. Allora, guarda, prendi un aperitivo. No, l'ho già bevuto. E allora mettiti a sedere. Ho seduto. Ciao. Faccio un salto dalla sarta, passa Clara a prendermi. Ho capito, stamattina non si mangia, eh? Come non si mangia? Torno subito. Un salto dalla sarta, ti ho detto. Che ci vuole? Torno subito. 5 minuti e sono già, qui. Già, 5 minuti. Anche ieri ha detto 5 minuti, poi c'è stata 3 ore. Già sai, si capisce, le signore... Vabbè, lo sento come dire. Io vengo un altro... Ma per carità, ma nemmeno per sogno. Dì, lo sai che parte? Ah sì, mi ha detto, va a Cortina d'Ampezzo. Sì, va a Cortina d'Ampezzo. 17 ore di treno per cercare una neve che non c'è. Non incominciare a fare il dispattista, perché la neve c'è abbondantissima. Ma se siamo i primi di maggio, poi, scusa, se anche la neve c'è, tu mi sai dire che cosa vai a fare a Cortina? Tu non sai sciare, non sai patinare. Finirai per startene tutto il giorno chiusa in albergo, col naso rosso e con le mani gonfie di geloni, eh?
Ma senti un po' quante storie per una volta che una povera donna ha deciso di fare un po' di sport invernale. No, siamo esatti, primaverili, no? Spiritosa. Beh, del resto ormai è deciso, ti sei fatta tutto l'equipaggiamento polare, beh, vabbè, cara, fai quello che vuoi, vai pure, io non te lo impedisco mica, sai, tutt'altro. Ma scusa, Alberto, dovevi dirmelo prima che non avevi piacere che io andassi. Ormai è tardi, capirai, anche per Clara. E poi tutti i preparativi, che figura farei a mandare tutto a monte così all'ultimo momento? No, tesoro, ma non c'è niente da mandare a monte, capirai. Capirai che mi dispiace, ecco tutto, sai, farmene 15 giorni solo non è piacevole. Non sono 15 giorni, sarà una settimana al massimo. No, è lo stesso, cara, capisci che farmene 15 giorni solo non è affatto piacevole. E poi lo faccio anche per te, vedi che in fondo è lusinghiero quello che ti dico. Sì, è lusinghiero, allora tornerò dopo 2 o 3 giorni, va bene? È meglio. C'è la signorina Clara che l'aspetta. Ah sì, vengo subito. Dunque. Allora, voi intanto mettetevi a tavola, io fra un quarto d'ora al massimo sono qui, vabbè, mi raccomando. Sì. Alberto! Dimmi, cara. Alberto, puoi venire un attimo? Scusa un momento. Vero, fai. Sì, fai preparare qualcosa da Marta, perché io mi sono dimenticata. Sì, sta tranquilla. Scusami. Ti penso io. Tommaso, vieni qua! Simpaticone mio! Mia moglie se ne va! Già! Va a fare una settimana di sport invernali, capisci? Non ti dispiace. A me, ma nemmeno per sogni, io sono felicissimo. Pensa, una settimana di vacanze invernali. È bellissimo, perché sai, di solito i mariti hanno le vacanze estive quando le mogli sono in villeggiatura, ma sai, fa caldo, si suda, è sconveniente, non è piacevole. Invece l'inverno, capisci, è tutta un'altra cosa. Poi in estate le città sono piene di mariti disoccupati, c'è un enorme controvento. Mi pare di essere diventato scapolo. Scusa. Ma allora tutti quei discorsi che hai fatto? Per forza, caro. Strategia coniugale, tattica, per forza. Bisogna far cadere le cose dall'alto. Non è che le dicessi che ero contento, no? E poi vedi così anche lei ha un piccolo rimorso, sì, perché crede di aver vinto una piccola battaglia. Quel povero uomo che abbiamo lasciato in città solo, segno. Tu sei un miserabile. Un miserabile? Perché sono un miserabile? Sì? Sei un miserabile. Ma no. Tu sei un ipocrita. Ma certo, tu le fai tutta quella commedia che hai fatto. E già tu pensi di approfittare della sua assenza per tradirla. Ma no, tradirla, no, caro mio, ma chi pensa a tradirla? Ma almeno per sogno, io voglio essere libero, così, per il piacere di essere libero, niente altro. E sai, ogni tanto bisogna rompere, capisci? Bisogna cambiare aria, bisogna evadere. Ecco, questa è la parola esatta, bisogna evadere. Beh, cos'hai da guardarmi così? Non ho ragione, forse. Sì, hai ragione. Sai, siccome? Ho già sentito questo discorso. Ah sì, può darsi verissimo, ma del resto voi scapoli non potete capire la gioia di questa libertà. No. Già, io l'ho sempre detto, gli scapoli sarebbero degli ottimi mariti e i mariti naturalmente sarebbero degli ottimi scapoli. E poi vedi, anche un'altra ragione che... Scusa Alberto, dimmi, se caro, ti interrompo. Dimmi. Non avresti per caso un biscotto? Per fare che? Come che domanda? Per mangiarlo? Sai, io sono abituato andare a tavola a mezzogiorno e mezzo preciso. Oh, sì, ti ritardo di qualche minuto, ma mi sento un malessere, mi sento un lavoro. Quanti tu vuoi, lo so. Ecco. Ma guarda però che tu ti voglio dire appetito. No, lo fermo. Sai, io ho le mie abitudini. A mezzogiorno e mezzo mangio. Perché certo. Poi alla 1:15 prendo il caffè, alle 2:15 schiaccio un sonnellino. Lo so. Oh, senti, ma ci sono più biscotti. Ah, che peccato, però c'è della cioccolata, ti va? No, la cioccolata riscalda. Perché non andiamo a mangiare a questa trattoria? Ma non per sogno, ma tutti i 10 minuti. Poi che ti accende la radio? Ma che c'entra la radio? La radio. Oh, scusa, permetti un momento. Pronto? Pronto? No, scusi, ma lei... Come? Sì, signor, va bene, signora, senz'altro. Mi vuol dare il suo indirizzo, signora? Dica pure. Allora? Bene, Contessa Arduini. Contessa Arduini, via Guido d'Arezzo, 22. Molto bene. 22, va bene, signora, senz'altro. Molti rispetti. È la Contessa Arduini? Sì, perché la conosci? Sì, no, sono presso poco, quindi. Ma tu la conosci? No, io non la conosco affatto. Ma chi è questa Contessa? È la più bella donna di Roma, Ma sai, dimmi un po'. È Alberto.
se tu la vedessi, sai, è alta, è bionda, sai, ha degli occhi azzurri, poi ha una bocca. Perché ti ha telefonato? Adesso te lo dico. Tu la conosci personalmente questa signora? Oh, personalmente. Insomma, sì, l'ho seguito per la strada. Le sto preso da quasi un anno, qualche parola. Ho capito. Ho passato delle mezze giornate sotto le sue finestre. Ma non c'è mica niente da fare. Scusa, ma perché ti ha telefonato? È una cosa molto strana. Ma dico, è veramente una bella donna. Te lo dico io? Ma tu non ci vedi? L'ho vista bene. No, questa signora che cosa mi ha detto? Sai che è una voce magnifica, una voce stupenda. Dunque mi dice, scusi, vorrebbe farmi piacere di mandarmi 2 dozzine di rose, ma di quelle scarlatte che piacciono a me. Che bello! Il fioraio! L'ho preso per il fioraio, per uno sbaglio telefonico. Sai, tu che cosa avresti fatto? Cosa avresti fatto tu? Hai detto. Scusi signore, lei si sbaglia, non sono il fioraio. Ma come? Una magnifica voce di donna, la più bella bocca di Roma, ti chiede 2 dozzine di rose scarlate e tu. Ma tu non hai fantasia, sei piatto, sei borghese. Ti manca il senso dell'avventura, ti manca il senso dell'imprevisto, no? Allora, sentiamo cosa fai tu che sei dinamico, avventuroso. Che cosa faccio io? Non lo so, ma forse questa è la mia avventura per le mie vacanze invernali. Aspetta un po'. No, Alberto, guarda, non fare delle sciocchezze, guarda che è una signora distintissima, sai, non fare delle sciocchezze. Non fare il mio nome, Non fare il mio nome. Pronto? Senta, io sono l'ingegner Verani. Lei ha delle rose scarlatte? Ma belle però, molto belle. Sì, grazie. Allora, mi faccia la cortesia. Ne mandi subito 2 dozzine a questo indirizzo. Con il fioraio. Ecco, prenda nota. Dunque, Contessa Arduini, via Guido d'Arezzo, 22. Ma subito, mi raccomando. Grazie. Tra poco la Contessa Arduini avrà 2 dozzine di rose scarlatte. Bravo, Fulvio. E così crederà che gliel'abbia mandato il suo fioraio. È vero. Dinamico avventuroso. Non ci avevo pensato, scusami. Pronto? Senta, io sono ancora l'ingegner Verani. Per favore, quelle rose che io le ho ordinato di anzi, non le mandi all'indirizzo che le ho dato, no. Le mandi invece a... Aspetti, le telefonerò fra 10 minuti. No. Guardi, faccia così. Le mandi direttamente a casa mia. Ma subito, mi raccomando. Grazie tanto. Mi è venuta l'idea, Tommaso. Le rose gliele porti tu. Io? Ma sì, ma che ti ci vuole, caro? Prendi un taxi prima di andare a casa a mangiare, fai un salto in via Vito d'Arezzo. Vai, Valenza Alberto. È mezzogiorno e 35, vuoi farmi fare i salti per torre? No, in 5 minuti vai a torre, ma vedi, tu sei sempre il solito paradigma del sedentario, andiamo via. Senti, Alberto, vado. Io sono buono, sono paziente. Tu mi inviti a pranzo, non mi dai da mangiare. Starò male, non importa. Ma che tu pretendi adesso che mi presenti dalla Contessa Arduini con un mazzo di rose in mano e le dica, questa gliele manda gli ingegneri Verani? Ma tu te lo levi dalla testa? Va bene. Io non lo farò mai e poi mai. Allora, che se io posso chiederti un favore, per una volta tanto ti chiedo un favore. Favore. Sono favori da chiedersi quelli lì. Poi me lo viene a chiedere a me, dopo che ti ho detto che quella donna mi interessa, tanto tu non piace. Non hai mai niente, sì? Non c'è niente da fare. Io lo dico. L'hai detto tu che non c'è niente da fare, no? Sì. E tu? E io che? E tu? Che fai? Che faccio? Sì. Cosa fai tu? Cosa fai? Ma come faccio? tu ti presenti lì alla Contessa Arduini con un mazzo di rose in mano e dici: eccomi qua, io sono l'ingegnere Verani. E lei: oh, Verani! Oh, ti calca fra le braccia. Vedrai che volo per le scale, Paio. Quando ci vengo anch'io per farmi 4 risate. Ti assicuro, caro mio, che non ci sarà proprio nulla da ridere. Ma dimmi un po', è veramente una bella donna. Te l'ho detto io, è una bella donna. E senti un po', è coniugata. Coniugata? Sì. Coniugata. Con un fusto d'uomo. È alto 2 metri, suo marito. Non ha importanza. Ed è onesta e fedele, sì. È onestissima, è fedelissima, è innamorata.
cotte di suo marito. Non è tanto meglio, più difficile l'impresa, tanto più bella è la vittoria. Ah, vedi, tu sei sicuro della vittoria? Sì, io sono sicurissimo, ti farò vedere come si corteggiano le donne. Oh, ecco, ecco, guarda, guarda, c'è il fioraio, aspetta un momento. Vieni, vieni, ragazzi, ecco qua, tieni. Tieni il resto, tieni, tieni pure. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 24. Ecco qua, 24, guarda come sono belli. Qui, ecco, te lo meriti. Dunque, ora stai attento come si fa, eh? Prendi nota e impara. Ecco, qui ti vuole un cartoncino, una busta. Vieni, scrivi, scrivi tu, scrivi. Io perché? Domani, perché io ho una pessima calligrafia. Ah, vedete, sì. Quando scrivi tu non si capisce. Invece tu hai un bel caratterino da artista. Su, 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 non perdere tempo. Dunque, 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 dunque. Dunque, un po'. Aspetta. Vabbè. Che c'è? Che c'è? Non hai il calamaio. Ma non vedi che è una penna stilografica? Ah, stilografica. Dunque, vediamo un po'. Ci vuole... Vuole qualche cosa di... Metto la data. Ma che data? Niente data. Non c'è qualcosa di romantico, qualche cosa di... ecco, scrivi. Ogni petalo di queste rose... Ogni petalo di queste rose... Queste rose... È una parola d'amore? Parola... D'amore. Che penso? Che penso. Ma non vi dico. No. Non vi dico. Ma non vi dico. Rileggi un po', rileggi un po'. Ogni pezzo di queste rose è una parola d'amore che penso ma non vi dico. Beh, che te ne pare, eh? Sì, ma... Non capisci niente, non capisci assolutamente niente. E adesso qui ci vorrebbe... Vorrebbe la firma, si vuole qualcosa di enigmatico, qualcosa di strano. Aspetta, un avverbio, una... Gerundio. Ma che gerundio? Dunque, mistero. Come? Mistero. Mistero? Mistero. Avanti, scrivi. Io dico mistero. Mistero. Ecco, così. Adesso si prende questo biglietto, lo si mette nella busta, così. Si prende uno spillo, dammi uno spillo Tommaso, ce l'hai? Sì. Uno spillo e lo si appunta qui. Uno spillo Tommaso, ti prego. Fammelo trovare quello. Metti qua. E dov'è? Dunque, lo si mette, è meglio puntarlo a qui, guarda, qui è un po' più nascosto. Meglio così. Ecco fatto, hai capito ora? Niente. Tra poco la contessa Arduini riceverà 2 dozzine di rose scarlatte. Ma di un po', è veramente una bella donna questa signora. Oh, ma io te l'ho detto in 10 minuti. No, perché sai, inscenare tutta questa faccenda e poi trovarsi di fronte a uno sgorbio qualsiasi, non... beh, ad ogni modo speriamo in bene. Dunque, lei riceve queste rose, la prima crede che gliel'abbia mandato il fioraio, poi guarda, trova il biglietto, lo apre, lo legge, ogni petolo di queste rose è una parola d'amore che io penso ma non vi dico, mistero, cioè ignoto, capisci? Sai, l'ignoto fa sempre una certa impressione. Ma io dio. Ma che impressione! La tua è una donna come la contessa Arduini si lascia incantare da queste romantiche viste collegiate. Ma la contessa Arduini riceverà altre 2 dozzine di rose scarlatte e con lo stesso biglietto. E da sì. Da mister. E dopodomani altre 2 dozzine di rose scarlatte alla stessa ora, con lo stesso biglietto. E allora la prima sarà incuriosita. Poi incomincerà ad aspettare questi fiori con una certa ansia, con un certo turbamento. E si irriterà contro il mistero, ma nello stesso tempo incomincerà ad amarlo. E il mistero, capisci, diventerà un incubo, diventerà un'ossessione. E ogni giorno, alla stessa ora, fiori, biglietto e niente altro. E così? Per sempre? Ma no, per sempre, no, per una 15ina di giorni. Io ti assicuro che dopo 15 giorni di questo trattamento, qualsiasi donna arriva a perfetta maturazione. Ma te l'assicuro, credimi. Perché vedi, nella fedeltà di ogni donna c'è sempre una piccola inclinatura, c'è un... che ti posso dire? Un piccolo margine di desiderio insoddisfatto. E mistero agisce proprio in questo senso. Perché tu lo sai chi è mistero? Non lo sai? Chi è mistero? Ma non sei tu. No, non sono io. Mistero è l'ideale, è l'amore. È l'amore come lei se lo sogna, capisci? E sai, caro mio, quando si svegliano certe cose nell'animo di una donna, chi le tiene più? E chi le tiene più?
E il marito? Il marito, che c'entra il marito? Il marito? Cosa dirà il marito? Avete arrivato tutti i giorni questi fiori? Ma troverà una scusa qualsiasi, le solite bugie che i mariti bevono che è un piacere. Ecco, adesso tu hai capito, eh? Quando tu vuoi corteggiare una donna, quando ti piace una donna, invece di fare il piantone sotto la sua finestra, mandale dei fiori. È un sistema comodo, elegante e pratico. Eh? Che deve fare, vecchio mio? Eh? Che sei un porco? Io sono un porco. Ma perché sono un porco? Ma come tu hai una moglie giovane, elegante, carina, così, innamorata. E ti vai a impelagare in queste scipitaggi di floreali? E approfitta della sua sedia per organizzare tutto questo ignobile tresca. Tresca? Ma che tresca? Ma io che cosa faccio di male? Io mando semplicemente dei fiori a una signora, no? Allora sei un cretino. Ma perché sono un cretino? Scusa. Ma certo. Tu vai a rompere le scatole a quella povera donna lì. Tu gli chiedi il turbamento, lingua, il mistero, la passione, e tutto questo per niente. Oddio, per niente. Si capisce che se poi da tutto questo ne nasce qualcosa... Allora sei un porco. Cavo mio. C'è poco da scegliere, o sei un porco o sei un cretino. Senti, chi non si è? Senti, in confidenza ti dico che io preferirei essere un porco. Ecco, è questo che mi farà. Allora, siete tutti così, voi mariti. Vi date le ali adesso dei prigionieri, dei sacrificati. C'è poi tutta una letteratura che addirittura vi fa passare per vittime. Invece, va accaparrata una povera donna che qua che ve la tocca e poi andate a invadere il campo altrui. Quel campo che sarebbe riservato a noi, poveri scavoli, che dobbiamo accontentarci proprio che delle briciole, dei vostri banchetti. Ma allora, cosa dei banchetti? Te li fa, si mangia o non si mangia? Qui è quasi la una, se non devo, dimmelo che... Ma no, ti dico che è questione di pochi minuti, ma perché? Hai tanta fame? Io all'angolo, senti, adesso, io non posso, se mi puoi dare un panino, ma un po' di formaggio. Ti faccio preparare una panina. Hai della mortadella, se... Ora vediamo, ora vediamo. Io sono una fan. Rosina, sì, signora. Fammi piacere, in macchina c'è un pacco. Ti dispiace andare a prendere? No, fammi una, Rosina. Sì, signora. Rosina? Sì, signora. Senti, chi ha mandato questi fiori? Quali fiori? Questi, Rosina, questi qui. Non lo so. Ma dico, se sono qualcuno li avrà mandati, non sono qui. Che le vuole che le dica, signora? È la prima volta che li vedo. Questo è bello. Tieni, porta in casa. Sì. Ma li ripeto, signora, che non lo so. Prima non c'erano. Ma quando sono arrivati? Il signore dov'era? Il signore prima era qui, ma adesso è in cucina che sta rovistando con l'avvocato nella dispensa. E credi che li abbia visti? Non so, mi pare no. Bene, non importa. Prendili, mettili in fresco. Eh? Metti i fiori in fresco e portali in camera mia. Quando... Ma non due cipolline. Ma sai, le cipolline, trovate. No, perché le due cipolline me le metto dentro il sandwich. Cosa fai? Dove vai con quei fiori? Ah, niente, sono dei fiori che ho comprato io, sai. Sì, sono passata dal fioraio. Ho detto, ma come sono belli questi fiori, fammeli comprare. Erano meravigliosi in una vetrina. Allora me li sono fatti mandare su. Sì, belli, vero? Rosina, ti ho detto, mettili in fresco, per cortesia. Bene, adesso andremo a tavola. Avrete appetito? Lei mangia già un panino, Savelli. Vengo subito, mi tolgo il mantello e vengo. Beh, le ha ordinati lei i fiori? Ma cos'è questa storia, dici? No. Ha detto lei al fioraio di mandarli su? Hai sentito? Ma ci capisci qualche cosa? Tu non sei altro. Mugoli e basta, mugoli, soltanto. Cosa vuoi che dica? Non lo so, gli avrò ordinati lei. Ma non è vero! È una bugia! È una bugia inutile, una bugia stupida, ecco.
A meno che... A meno che... Scusa, sai. Ah. Non c'è. Che fa? Non c'è più. Il biglietto l'ha preso lei. Ecco. L'ha preso lei il biglietto. Ecco che. Ecco che. Niente. Che cosa? Io capisco quello che tu vuoi dire. Già, lei ha trovato i fiori, ha creduto che fossero per lei. Beh, è naturale. Poteva immaginare che... Però ha fatto male, eh? Ha fatto molto male. Ha fatto molto male perché doveva dire la verità. Doveva distruggere il biglietto, doveva gettare i fiori. Questo doveva fare. Beh, dove vai con quei fiori ora? Dove vai? Mi ha detto la signora di portarli in camera sua. In camera sua? Sì, signore. Vabbè, portami in camera sua, vai! Fila! Sì, signore. Tu mangi, vero? Tu mangi. No. In camera sua. C'era proprio bisogno di portarli in camera sua. Beh, hai finito di mangiare? Sì. No, non penserai mica di pranzare qui, in cucina, spero. No. Vieni, scusami, sai. Ti prego proprio di scusarmi, perché io sono un po' nervoso e poi in questo momento... Vedi, è questo che mi dà fastidio, è questo che mi dà terribilmente fastidio, che se mia moglie riceve un biglietto da un cretino qualsiasi... Guarda, che quel biglietto l'hai scritto tu. Sì, d'accordo, l'ho scritto io, però poteva venire prima di averlo scritto un altro, e allora... Che fai tu? Che fai? Mi ha detto la signora di portarla in sala da pranzo. No, mettiti lì! Lì, sul tavolo. Sì, signore. 12. Sono 12. Le altre le ha tenute lei di là. Ah, ma se crede che io sia un imbecille si sbaglia, sai, perché adesso io lo dirò chiaro e tondo. Ma che cosa vuoi dire? Che le loro biglietto era per la contessa Ruini? Già, è vero, questo è vero. Però converrai che non è onesto, ecco, non è leale, no? Non è. Sai. L'inclinatura. Un'inclinatura. Il desiderio. Il desiderio disoccupato. Ma che desiderio disoccupato? Fammi piacere. Ma scusa, hai detto tu che ogni donna, per quanto onesta e fedele. Ma sai che è infallibile quel tuo sistema. Io non ci credevo. Ma ora. Ah, perché tu credi che Marina... No, cretino, ma Marina non ci pensa nemmeno. Figurati, Marina ci fa una risata sopra e non ci pensa nemmeno. Anzi, scommetto che sicuramente... Ciao, scusa, ti ho fatto aspettare. Mi scusi tanto, Savelli. Lei è capitato proprio in una giornata disgraziata. Una giornata proprio disgraziata. Anzi, mi meraviglio che non sia pronto, però. Dovrebbe... Chi sarà? Non lo so. Senti un po' tu. Già. Pronto, chi parla? Ah, sei tu, Marcella. No, figurati. Hai visto le rose? Rose? Sì, due rose qui sul petto. Come? Come dici, scusa? Ah, l'orario della partenza del treno, già ti dovevo telefonare, mi è sfuggito. No, anche perché, ti dirò, sono un po' indecisa effettivamente, sì, non so se partire, no, perché le ragioni sono tante. Prima di tutto Cortina d'Ampezzo è molto lontana. E poi ti dico sinceramente, lasciare mio marito per tanto tempo non mi pare molto bello. Si è lamentato, poverino, e tu... Sì, appunto, ti ripeto che non ho ancora deciso. Sì, cara. Va bene, faccio un salto da te domani mattina. Ciao, Marcella. Ciao. Marcella. Dì un po', non parti più tu? E come no, sono un po' indecisa, non sono sicura. Sai, tutto questo viaggio così lungo per andarmi a annoiare a Cortina. Annoiarti? Ma se ci tenevi tanto. Ci tenevo. Andavo volentieri, ecco, per svagarmi un poco, ci tenevo, però trovo che hai ragione tu. Sì, perché non so sciare, non so pattinare, me l'hai detto tu stesso, caro, e quindi... No, poi c'è anche una cosa, sai, Clara, non è che è così noiosa, così pettegola, non me la sento di sorbirmela per 8 giorni, ecco. Ma come?
Eri così entusiasta per questo viaggio, non vedevi l'ora di partire. Bene, caro, posso aver cambiato idea, no? Ah, sì, sì. Del resto, lo faccio anche per te. Per me? Eh sì, non hai detto che ti dispiaceva che io andassi via? Sì, l'ho detto così per dire, ecco. Ma oramai poi hai fatto tutti i preparativi. E i preparativi serviranno per un'altra volta. Quando avrai tu una settimana di vacanza, ci andremo insieme. Mm-hmm. Non sei contento? Sì, sì, contento, contentissimo, figurati. Ma che splendida giornata! C'è un sole tiepido, sembra di essere in estate. Sì, guarda un po', lo cerca, lo vedi? Cerca mistero, vedi che lo cerca. Mistero? Maria! Che c'è, caro? Cosa fai? Ma come, cosa faccio? Guardo il giardino. Ah, guardi il giardino? Certo. Ma perché? Ma niente, così. Ma che cosa hai? Ma nulla. Ah, ciao, Savelli. Clara, mia cugina, la trova tanto simpatico. Ah, sì. Ha detto, ma che bella voce quel tuo amico. Gliela presento uno di questi giorni. Ah. Le rose. Ne vuole una, Savelli? Non se ne privi. Ma sì, gliela do volentieri. No, ecco qui. Ne vuoi una anche tu? No. Ma certo che la vuoi. Vede, Savelli, se io voglio dei fiori, devo comprarmeli da me, perché se aspetto che mio marito me li regala. Se i signori vogliono accomodarsi? Ah, veniamo subito. Andiamo? 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 Sono le 3:04. Non passa mai questo tempo. Ma perché? Aspetti qualcuno, forse? Ah, no, chi vuoi che aspetti? Dicevo così per dire, ci finisce sempre tutta la lettera. E tu? E tu che fai? Non esci? E io no. Sì, forse esco più tardi. Aspetto Savelli, se veniva a prendere. Ah, Savelli. Ma di un po', non ha niente da fare questo Savelli? E perché? Ah, non lo so, sta sempre qui, ce l'abbiamo sempre fra i piedi. Mattino, giorno, sera, sempre il signor Savelli. Buongiorno, Savelli. Sai che io ho degli affari con lui, no? Sì, ma so anche che hai un ufficio e potresti sbrigarli lì i tuoi affari. Scusa, ma che noia ti diamo? No, non ho detto che mi diate noia, l'ho forse detto. Dico soltanto così, per modo di dire, che se uno vuol ricevere un'amica, per esempio. No, non può, è proibito, eh? Ma se hai detto che non aspetti nessuno, scusa. Ma sì, ma dicevo così, ma non si può parlare in questa casa. Insomma, se io voglio stare un po' tranquilla, ecco qui, seduta, non so, a leggere, a lavorare, no, non si può. Ci sono le visite, i convenevoli, Savelli, l'ossessione di Savelli. Per carità, cara, per Savelli. Per Savelli, bisognerà anche offrire qualche cosa, no? Beh, gli si offrirà una tazzina di caffè, cosa vuoi? Non c'è, il caffè non c'è. Ma come non c'è il caffè? Cioè c'è, ma bisognerebbe prepararlo apposta, quindi... Beh, non sarà una tragedia. Già, figurati, ma per te tutto è semplice, vero? Io penso invece che anche queste povere donne avrebbero diritto di riposare qualche volta. Le donne? E quali donne, scusa? Ma come quali donne? Marta, Rosina, le nostre donne. Si lamentano, sai? Io le ascolto. Non posso dar loro torto. Oh, Dio mio, che esagerazione. Sta a vedere che adesso non possiamo ricevere più nessuno senza chiedere prima il permesso alle signore donne. E va bene, si riposino. Si riposino le signore donne. Bravo. E chi lo prepara il caffè? Io? No, per amor di Dio, riposati anche tu. Se per una tazzina di caffè bisogna fare una tragedia. Figurati. Non incominciare a declamare adesso, se sapessi come sono stufa. Ma insomma, che hai? Si può sapere che hai? Sei irrequieta, sei irrescibile, non si può più fiatare, non si può più parlare. Ogni piccola cosa una discussione, ma e che hai? E chi le provoca le discussioni? Di un po' chi lo provoca, io? Ah già, scusa, già, figuriamoci se non è mia la colpa. Senti, io secondo te cosa dovrei fare? Dovrei sorridere, tacere, ingoiare in silenzio? Ma no, ma per amor di Dio, perché ingoiare in silenzio? Senti, io te lo dico una volta per sempre, non ne posso più. Così non si può andare avanti. Io sono buona, sono paziente, ma viene un certo punto in cui una povera donna non ne può più. E allora lo sai che cosa... Ah, ecco. Oh. Vieni pure avanti, vieni avanti, Tommaso. Buongiorno, signora. Buongiorno. Ma sentite, ma fatelo accomodare quel campanello del cancello. E oggi... Sono rimasto ancora a suonare un quarto d'ora, poi mi sono ricordato che era basso, allora sono entrato. Allora,
Beppe, che c'è? Ti ho portato il capitolato della patola. Dagli un'occhiatina, intanto io faccio un po' di conversazione con la signora. No, grazie tanto, Stavelli, non si incomodi, guardi. Io sono un po' stanca e ho anche qualche cosa da sbrigare di là. Scusi, ma con lei non faccio complimenti, lo sa. Arrivederlo. Che cosa? Che cos'è? A che? Ma non farmi piacere. Non farmi piacere. Scusa, ma che modi avete? Ma che cosa? Ma... Ah, che non sono ancora arrivati. No, non sono arrivati. Non sono arrivati. Sì, me li ho ordinati per questa mattina alle 10. Allora lei diventa irrequieta, diventa irascibile, nervosa. Sempre così quando ritardano. Tu da chi li hai ordinati? Da un fioraio vicino a Santa Maria Maggiore. E c'era bisogno di andare a schizzare fin là. Eh sì, per forza, mi hai detto di cambiare fioraio ogni giorno. Ah, Alberto, guarda, io fra poco li ho finiti, eh. Che cosa? I fiorai. Me ne sono rimasti 4-5 alla periferia. Poi cosa faccio? Ricomincio il giro? Sì, va bene, ricominceremo il giro, va bene, va bene. Ah, perché al telefono questo fioraio? Non so, ma sono un biglietto. Allora dammi il numero, su. Un momento. Vabbè, scusa un momento. Spiccioli, su. Un momento, fammelo trovare. Eccolo qui, vedi, l'ho trovato. Sì, ce l'ha il telefono. Guarda, è 342-450. 342-459. Non avevo visto la gambetta. No, avevo preso per uno zero, non c'è niente, 9. Avevo 2-5-9. Avanti, parla, su. Rompo! Ridare, sottovoce. Però, se non mi sente, se non parlo, no? Pronto? 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 Parla il fioraio? Ah, bravo, 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 bravo. Oh, proprio lei. Oh, senta, questa mattina, lì, io ho ordinato 2 dozzine... Bravo, quelle lì. E abbia pazienza, ma sa che lei doveva mandarle subito? Sono 3:30. Come? Oh, verba. Oh, verbacco, verbacco. Allora, vabbè. Sì, d'accordo. Grazie allora. Grazie e auguri. Beh, hai sentito? E come faccio a non aver sentito? Lo so, oddio, dice che il suo commesso è andato a finire sotto un dramma. Ecco, ci mancava più. No, per fortuna non si è fatto un gran male, ma... Sai, c'è un braccio rotto, una gamba slogata, ne avrà per una quarantina di giorni. Ha detto che li manda i fiori, almeno? Sì, dice che li manda, dovrebbero essere qui da un momento all'altro. Ah, Alberto. Dimmi. Guarda che me ne ha messe 150 lire l'una. E allora? Come allora? E allora? Quanto ti devo? 150 lire. Ah, non è vero. Scusa, sono 150 per 24, no? Fai il conto, sono 3.600 lire. Allora, tieni, 1, 2, 3 e 4. Adesso dammi il resto. Scusami, Alberto. Ci sarebbe il taxi. Va bene, tieniti tutto allora. No, ma il taxi sono 800 lire. Allora 3.600. Ma che cosa vuoi? Vuoi altre 1.000 lire? Ne vuoi 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000? Avanti, dimmi, che vuoi? Ah, ma sai che sei un bel tipo? È inutile che tu ti arrabbi, sono 22 giorni che mi mando in giro per tutta Roma a comprare fiori. Ma credi che sia una cosa divertente? Solo il tempo che mi ci vuole, perdo clienti, perdo le cause. Tu invece di ringraziarmi, non fai che litica. Pronto, là? Ti chiedo perdono, no, perché sai, sto passando certi momenti che non... Lo sai che oggi a tavola non ha toccato cibo? No. Poi si è chiusa in camera sua, non ha voluto vedere nessuno. Credo anzi che abbia pianto. Ha pianto? Quando è uscita aveva gli occhi rossi. Poi ogni momento a spiare alla finestra. Sì. Anche scommetto che anche ora. Vieni a vedere. Vieni qua. Vieni.
non la senti. Guarda. Ecco, la vedi quella mano? Vedi quella mano che scosta la tendina? E una mano? Quella è lei, è lei che aspetta. Beh, adesso è questione di pochi minuti, mi ha detto che l'altro commesso era già uscito, il tempo di far la strada. A meno che non vada sotto il tram anche questo. E quando arrivano, capisci, allora diventa serena. Allora mi chiama con dei vezzeggiativi, con dei nomignoli. Mi chiama Cocò, figurati, Cocò mi chiama. Cocò? Già. Non l'avevi mica mai detto. È carino Cocò? È semplicemente cretino, Cocò, come se fossi un pappagallo. Non ne parliamo più, guarda, io sto passando dei momenti... Abbi pazienza, Alberto, cara, io non so proprio... Ma dove vuoi arrivare? Sono 22 giorni che tuo figlio e tua moglie con questi fiori, queste rose. Poi calcola, 24 rose per 22 giorni, una media di 150 lire l'una, sono quasi 100.000 lire. Ma non era meglio se tu le regalavi, che so, un braccialetto, una volpe, 10 paia di scarpe, non so. Ma poi lo scopo. Io potevo capire che tu le mandassi alla contessa Arduini, tu le mandavi a un'altra signora. Ma la mandi a tua moglie. Ma cosa voglio tenere? Cosa voglio tenere? Ah. Io voglio sapere. Sapere cosa? Io voglio sapere fino a che punto mi tradisce. Tradisce. Ma vai, tradisce. Dice, vai. C'è uno che le manda dei fiori e lei accetta i fiori. Ah. E tutto qui, in fondo che male c'è. Già, se si trattasse soltanto dei fiori. Perché? C'è dell'altro? Già, sicuro. Sicuro che c'è dell'altro, mio caro Tommaso. Io non te ne ho ancora parlato. Lo sai che le ho scritto? Tu? L'hai scritto? Le ho scritto, sì. Ma cioè, non io, mistero. E lei? E lei? E lei mi ha risposto. Che ha risposto? Già. Quattro facciate, otto facciate, capisci? Una lettera al giorno, qualche volta anche due lettere al giorno. E cosa ti scrive? Cosa mi scrive? È spaventoso. È spaventoso, mi ama. Capisci che mi ama? Ah, ti ama. Non me lo dice apertamente, naturalmente, ma me lo fa capire. Mi parla di nostalgia, mi parla di ideale, mi parla della sua povera anima che ha bisogno di evadere, capisci? Evadere dalla mediocre realtà, che sarei poi io. Ma guarda. Ma e tu? E io, cosa le scrivo? E io cosa le scrivo? Anch'io le parlo della mia povera anima, e allora cerco di capire, cerco di sapere, capisci? Lo sai che sono arrivato al punto di chiederle che mi parlasse di suo marito? E lei cosa ti ha detto? Lei? Lasciamo correre, non ne parliamo. Oh, povero Alberto. Ma cosa ti è saltato in mente di combinare tutto questo pasticcio? Lo so, ormai sono preso nell'ingranaggio e devo uscire, capisci? Devo uscire perché io voglio sapere, io voglio... Lo sai che mi odia? Come ti odia? Mi odia. Hai detto che ti ama? Sì, mi ama come mistero, ma mi odia... Come marito. E questo, capisci, questa è una cosa terribile. Sì, perché io mi sono messo fra lei e me, no? E attirandola verso di me, io l'ho allontanata da me. Quindi ho creato una... La chiarezza, ma che pasticcio? Ma sei cretino, ma non capisci. Supponi che mistero sia un altro. E allora mia moglie si è innamorata di lui, capisci? Vabbè, ma di lui, che saresti tu? Va bene, sì, d'accordo. No, non sono io. Non sei più tu. Ma no, caro, ma no, capisci, mistero ormai, mistero è un'ombra, mistero è un fantasma. Tanto meglio. Sì, ma intanto... Ma intanto lei pensa a lui. A lui, che sei tu? No. E intanto però, capisci, lei si attacca sempre di più a questa memoria. Io nascondo le sue lettere come un ladro. Noi ci litighiamo, ci diciamo delle parole aspre, ci diciamo delle parole cattive. E poi ci richiudiamo nelle nostre camere a scriverci delle lunghe lettere d'amore. Ecco. Non avrei mica intenzione di andare avanti così tutta la vita. No, certo, in un modo o nell'altro bisognerà pure uscirne. Figurati che ero arrivato persino al punto di concepire il suicidio. Ammazzati. Ammazzati. Alberto. No. Ma Alberto, ma non ti so che cazzo, come ti vuoi ammazzare per queste stupidaggini, no, tu? Non io, no, lui dico mistero. Ammazzare lui. Sì, si capisce, un suicidio, mandarle un'ultima lettera d'addio. Signora, quando voi riceverete questa lettera, io sarò un cadavere
freddo. Ammazzalo, ammazzalo. Già, ammazzarlo, ammazzarlo. Ma se poi lei continuasse ad amare la sua memoria, eh? Se lei continuasse a essere fedele al morto, caro mio, e allora... Allora se lo chiuderebbe nell'anima, capisci, diventerebbe un rimpianto per lei. E buonanotte, io non me la caverei più, non ne uscirei più. Ma allora, ma lascialo vivere, ma dopo tutto, ma che fastidio ti dà? Inutile, non capisci nulla. Tommaso! Vieni, vieni, vieni a vedere. Vieni, vieni, vieni. Adesso sono arrivati i fiori. Stai attento alla manovra. È arrivata persino alla complicità con la serva. Aspetta, vieni, vieni, vieni. Ecco, eccola. Dove vadano a finire tutte quelle rose io non lo so. Spariscono, spariscono tutte quante. Boh, le regalerà a qualcuno, non so, le butterà nella pattumiera. 150 lire l'una. Sai cosa sta facendo adesso? Te lo dico io. Commetto che in questo momento lei sta interrogando... Il commesso del fiorario. Oh, dico, non sarei andato tu personalmente. No, 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 ho mandato l'autista, mi sono rimasto nel taxi. La senti? Hai aperto la radio? Sì, ho aperto la radio. E lei? È lei che canta. Ormai i nervi sono passati, i fiori sono arrivati, quindi lei canta, canta. Ha una bella voce. Sta bene ancora qui? Signora, adesso me ne vado subito, le tolgo il disturbo. No, no, per carità, che disturba. Anzi, mi scusi tanto se poco fa l'ho trattata poco gentilmente. Mi perdona? Mi perdona con una tazza di tè? No, se no non si incomodi. Allora, latte o limone? Latte. Ecco. E tu limone? Vero, Cocò? Io ti ho detto mille volte di non chiamarmi Cocò. Ma perché? Ti sta tanto bene, non ti piace? È vero che gli sta bene? È grazioso, Cocò. Cocò, lo sei? Non ti agitare. Cosa dovrei fare? Dovrei mettermi a ridere, dovrei saltare dalla gioia. Non ti agitare così, non ti agitare. Un anticipo. Cos'è, signora? Un cioccolatino. Sono ottimi gli assaggi. Ah, no, grazie. La cioccolata riscalda, signora. Ma cosa vuole che le faccia un cioccolatino? Su, riprende. Uno non mi può far male. Ma no, caro, su. Grazie. Allora, tanto per gradirti. Grazie, signora. Lui invece è un ghiottone, sa? Sì. Una cosa tremenda. Mi tocca chiuderli a chiave. Su, per questa volta prendine. No, non ne voglio. Con discrezione. Non ne voglio, ti dico. Ma perché? Ah, ho capito. Ti sei forse dispiaciuto prima perché io... Vero? Su, coraggio. Ma non ho voglia! Non ho voglia! Non ho voglia, va bene, scusami. Ma che cos'hai? Sei talmente irascibile. Non lo so, sarà forse il tempaccio. Signora, ecco il tè. Ah, grazie, Rosina, metti pure qui. Signor ingegnere? Signor ingegnere, è arrivato l'elettricista. L'elettricista? E per che fare? Per aggiustare il campanello del cancello del giardino. Allora devi ricominciare che poi vengo anch'io. Eh? Ah. Ricominciare che poi vengo anch'io. Sì. Decidi finalmente far accomodare quel campanello del cancello, eh? Sì, va. Un povero disgraziato stava lì a suonare delle mezz'ore. E che male c'era? Il cancello era aperto, una spinterella. Eh sì, vabbè. Grazie, Gio. Ma però chiunque poteva entrare e uscire liberamente, no? Chiunque, sono posti così tranquilli qui, cosa vuole? No, 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 niente affatto, niente affatto. No, bisogna sapere chi entra, bisogna sapere chi arriva. Sennò la faccenda diventa troppo comoda, cara mia. Scusa, quale faccenda? Ah, no, dico niente, niente. Sono certi tipacci che gironzolano qui attorno. Sì? E... Sì, sì. Io questi tipacci non li ho mai visti. Invece io sì, io li ho visti. Va bene. Ce n'è uno specialmente che gira qua attorno da parecchi giorni. L'ho visto anche lui. Cosa? Sì. Io? Sì, non ti ricordi che te l'ho fatto notare? Tu me l'hai fatto notare? Sì, me l'ha fatto notare. Va bene, sarà qualcuno che starà aspettando l'autobus. Ah, aspetta l'autobus. Mattina, pomeriggio, sera, notte, sempre lì, che aspetta l'autobus. Lo aspetta sempre e non lo prende mai. Ma insomma, che cosa vuoi che ti dica? Io non l'ho mai visto. Prendi il tè che ti raffredda. No, dopo. Adesso devo dire qualche cosa all'elettricista. Senta, Savelli. No. Com'era questo tipaccio? Che tipaccio, signora? Beh, non so. Quello che pare che gironzoli qui intorno. Com'era, eh? Oh, no. Tipo comunissimo, proprio. Sì, ho capito, ma che impressione aveva, che aspetto faceva? Che impressione? Nessuna impressione. Signora, permette prendo un altro biscotto? Ma sì, prenda, Savelli.
Dico, l'avrà visto, no? Va bene che lei non ci vede molto, ma dico, è giovane, vecchio, bello, brutto. Com'è? Signore, io l'ho osservato poco, non lo so. Paso che è alto, forte, una bella barba. Aveva la barba? La barba? No, signor, forse la barba. Ma mi interessa proprio tanto, signor. A me? Ma ti immagini, dicevo così per dire che vuole. Sei qui? Hanno già aggiustato il campanello? Stanno finendo. Mi è arrivata la posta. La posta? Sì. C'è niente per me? Ora guarda. Guarda tesoro. Sì, c'è una lettera. Dammela. Grazie. Perché? Non la leggi? Sì, la leggo, ma la leggo dopo. Intanto è di quella stupida di Sofia. E chi è? Chi è Sofia? Sofia è quella mia compagna di scuola. Non ti ricordi? Te ne ho parlato qualche volta. Tanto sciocca. Mi scrive delle facciate intere. Delle cose inutili. Io vado un momento di là, mi pare che... Scusa un attimo, Alberto. Sai di chi è quella lettera? Sì, è di quella stupida di Sofia. No, è mia. È tua? È quella che ho scritto ieri. Dovevo arrivare stamattina, invece è arrivata oggi. Già. Tommaso, io le ho dato un appuntamento. Come? Tu le hai dato un appuntamento? Sì, per oggi alle 5. Al Foro Romano, sotto l'arco di Settimio Severo. Se viene, è tutto finito. Ma che è finito, è finito. Lei ci va, non trova nessuno, torna a casa. Sì, ma se ci fosse qualcuno ad aspettarlo? Vai, non ti montare la testa, così non è mica detto che... Anzi, speriamo. Ah, speriamo, ecco, sperare è una bella parola. È una bella parola. Basta che lei vada, che per me è tutto finito. Perché ormai lei è arrivata alla transazione morale. Capisci? Lei ha deciso di tradire. Per me è come se avesse passato il Rubicone. Come? Il Rubicone, il fiume, il Rubicone. Ah, ma sì, non avevo capito, vai, lo so benissimo. Cesare, Hale, Atta, Est. Che ora è? 4:20. Già, l'appuntamento alle 5. Ma dov'è? Ora, dov'è? Dov'è? Ecco, che cosa fa? Io vorrei sapere che cosa fa. Forse è indecisa, capisci? Basterebbe una parola, basterebbe un gesto per trattenerla. Ma... Che ore sono, lì? Le 4:20. Senti, Tommaso, fammi un favore. Vai tu lì, dove? All'appuntamento. Sì. Vacci tu ad osservare. Sì, sotto l'arco di Settimio Severo, al Foro Romano. Mettiti dentro un caffè, mettiti dentro un negozio. Nascondo lì. Sì, non è che mi nasconda. Perché? In un negozio, ti dico, in un caffè. In un caffè? Al Foro Romano, sotto l'arco di Settimio Severo. Ma non ci sono caffè. Mettiti dietro un rudere, mettiti dietro una colonna, una spiccia. Fammi questo favore, Tommaso. Ma come vuoi che adesso... Fammi questo favore, vattene. Vado al Foro Romano. Spicciati, adesso va. Ti prego. Scusa, Alberto. Mettiamoci bene la dunque, io vado al Foro, sì. Metto dietro un rudolo, una colonna. Sì, naturalmente, io mi metto lì nascosto. E poi, ma vattene. Aspetta, non hai precisato. No, io aspetto se lei viene. Ma te ne vuoi andare, Tommaso? Vattene via, ti prego. Se lei viene. Vattene, in nome di Dio. Alberto, tu per la risposta... Oh, se vuoi andartene sì o no? È una bella tegola, sai. No, no, rispondi tu, rispondi. Sì, signore. Se qualcuno chiede di me, io non ci sono, eh? Sì. Pronto? Casa Verani. Sì, signorina, attenda un momento. È la signorina Clara, vuole la signora. Vabbè. Pronto? Pronto? Senta, signorina, dice la signora che la scusi tanto. Si è sdraiata un momentino sul letto perché oggi non si sente bene. Sì, e dice che per oggi non esce.
ma che le telefonerà lei domani mattina. Sì? Sì, signora. Va bene, grazie. Buongiorno. Che ha detto la signora che non esce? Sì, perché non si sente bene. Eh? E non... Niente, niente. Vai, carina, vai. Vai pure, vai, vai. Una noia, figurati. Devo andare dalla Santa. La Santa? Sì. Aspetta, non viene un momento quasi. No, devo andare dalla Santa, ma non ci metto niente. Va bene, appunto. Scusa. No, cara, mettiti qui, guarda, tanto ritardare mezz'ora, ritardare un'ora è lo stesso, no? Ma no, mezz'ora, un'ora, non è lo stesso. Anche la Santa ha da fare, ti pare? Ah, di un po', ha il telefono? Sulla Santa, perché non la telefoni? No. Come no? Non ce l'ha. Come non ce l'ha? Ma se la telefoni tutti i giorni. Cioè, sì, ce l'ha, ma non è lei, questa... Questa è un'altra sarta, me l'ha consigliata Marcella, è molto brava. Mm. Scusa Alberto, io devo andare perché sono in ritardo, avevo l'appuntamento alle 4:30. Senti, se vuoi fissare i posti per il teatro questa sera, vado pure, ci vengo volentieri. Ciao. Aspetta Marina, aspetta un momento. Cosa c'è? Ti accompagno. Dove? La tua sartina. Ah, ma... Sì. Sì, grazie, ma... Ma? Vedi... Ma? Ma... Va bene, vai, vai, cara, vai, vai pure allora. Ma non te la sei mica presa, caro. Io dicevo soltanto così, ma è il tempo di andare e tornare. Ti assicuro, ritorno subito. Ciao. Ciao, Cocò. Non mi chiamare... Buonasera, dottore. Buonasera. Non mi chiamare Cocò, come te lo devo dire. Va bene, scusami, mi è sfuggito. Arrivederla, ingegner Verani. Marina, senti. Ma che cosa c'è? Vieni qua, Marina, vieni qua, ti prego, vieni qua. Senti, Marina. Senti, cara, io non so che cosa abbia oggi. Io vorrei che tu rimanessi qui ancora un momento con me. Ma non posso. No, perché vedi, così mi piace, noi due soli, eh? Di solito c'è sempre qualcuno, qualche rompiscatole, quell'insopportabile Savelli sempre tra i piedi. Già, Savelli. Invece no, invece così mi piace come... Come i primi tempi, ti ricordi tesoro? Ti ricordi? Noi ce ne stavamo qui soli, tutti e due. Tante volte parlavamo per delle ore e poi a volte non parlavamo nemmeno. Ti ricordi tesoro? Io scrivevo e tu lavoravi, allora si faceva buio poco a poco e... Ti ricordi, cara? Sì, mi ricordo. Vedi, il fatto è questo, che dopo ci si perde, che dopo... Dopo non ci si trova più, capisci, cara? E quindi nascono dei litigi, delle discussioni, queste cose si ingigantiscono. E la colpa è mia, tesoro, guarda, io non ti accuso, la colpa è mia, lo so, è quasi sempre mia la colpa. Anzi, io ti chiedo scusa per qualche volta. Non ne parliamo più, Non ne parliamo più. Senti, sai cosa facciamo ora, tesoro? Guarda, facciamo una cosa. Noi prendiamo una macchina, andiamo a Ostia al mare. Sai, in questo momento è bellissimo, perché la spiaggia è deserta, non c'è nessuno, tutte le cabine sono chiuse, e arriviamo giusto in tempo per vedere il sole che si tuffa nell'acqua. È bellissimo, vuoi? Ma non c'è tempo da perdere. No, io non posso venire a Ostia. No, scusa, volevo dire non oggi, andiamoci un altro giorno, quando vuoi tu, ma non oggi. Ma perché non puoi? Perché non puoi? Non posso, te l'ho detto, ho la sarta. Ma mandala al diavolo, questa benedetta sarta. Io non posso mandarla al diavolo, ciao. Aspetta, Marina! Non è vero che tu vai dalla sarta. Come non no, è vero? No, non è vero. Tu hai un appuntamento. Sì, tu hai un appuntamento oggi alle 5, al Foro Romano, sotto l'arco di Settimio Severo.
Come vedi, io sono completamente informato di tutto. Io? Cosa hai da dire? Che cosa hai da dire? Niente. Come niente? Dal momento che sei tu. Ah sì, d'accordo, so tutto, ma avrò diritto a una spiegazione, no? No. Ah no? Non ah. C'è nessuna spiegazione, Basilio. Ma come no? Ma secondo te è la cosa più naturale di questo mondo, è vero? Ma ti secca, eh? Ti secca di dovermi dare una spiegazione. Ma guarda un po', già si capisce, tu non immaginavi che io sapevo, invece io sì, io sapevo, io so tutto. Ma io speravo che tu trovassi in te stessa, così, nella tua coscienza, un ritegno, un freno. Avanti. Ma insomma parla, Marina, parla. Ma che cosa vuoi che ti dica? Sì, va bene. Sono colpevole, ecco. Va bene, sono colpevole. Questo è tutto, vero? Tu non hai altro da dirmi, questo è tutto. Ma che cosa vuoi che ti dica? Ti ho di confessartelo. Ma è roba dell'altro mondo questa. Questa è roba dell'altro mondo. Ma tu sei un incosciente. Ma non so, una donna che avesse un pochino di ritegno, un pochino di pudore, la sentirebbe il bisogno di chiarire, sentirebbe il bisogno di giustificarsi. Ma io non... È inutile, tanto ormai. Ma niente affatto, cara, ma niente affatto, niente affatto. Io voglio sapere, non quello che hai fatto, perché quello lo so già, ma io voglio sapere... Voglio sapere il motivo, capisci? Io voglio sapere la ragione, perché l'hai fatto. Ma insomma, sarebbe difficile da spiegarti lungo, è una cosa complessa. Senti, tu pensa quello che vuoi, ma una cosa te la voglio dire. Sì? Oggi era la prima volta che io... Sì, lo so. Finora c'è stato un idillio epistolare. Ma come, sai anche questo? Sì, so anche questo e so tante altre cose. Ma allora tu hai letto le mie lettere? Sì, ho letto le tue lettere e anche quelle sue. Vigliacco! Chi? Io o lui? Tu! Ah, credevo lui. E adesso scommetto che tu ti dai le arie della vittima, è vero? No. Ti dai le arie dell'anima incompresa. Eh già, si capisce, tutte le donne che agiscono così, poi si comportano come te. Però dopo hanno il buon gusto di pentirsi e il buon senso di chiedere perdono. E allora si capisce. I mariti naturalmente perdonano. Perciò senti Marina. Senti Marina, vieni qua. Io... Mettiamo pure che... Che tu mi abbia chiesto perdono, che tu ti sia pentita, eh? Però tu devi farmi una promessa. Tu devi promettermi che non cercherai più di vedere quell'altro. Cercherai di dimenticarlo, non più lettere, non più fiori, eh? Me lo prometti, tesoro? Sì, me lo prometti, vero? Io non posso. Ma perché? Non posso. Ma se ti dico che ti perdono, se ti dico che ti perdono, che faccio come se la cosa non fosse avvenuta, ma io ti chiedo semplicemente di non vederlo più. Ti chiedo di non avere più un appuntamento con lui, di non ricevere più dei fiori, ma tesoro mio, questo è il meno che io ti possa chiedere. E io non posso, ma ecco, non posso. Ma perché in nome di Dio? Perché non puoi? Perché non puoi? Perché? Perché lo amo. Va bene? Ecco, adesso sei tutto. Però tu vorresti dire che tra noi due... Scusa Alberto, mi dispiace immensamente dovertelo dire, ma io... Io non ti voglio più bene. Senti, Marina, scusa, Marina, ma tu non capisci. Ti prego, io capisco benissimo, mi rendo conto di tutto perfettamente e misuro anche le conseguenze. Ma, Marina... Basta, ti prego, io... non parliamone più, sarebbe inutile. E va bene. E allora, vattene, vai, vai pure. Alberto! Ah, sei qui! Alberto! Non è vero, come te! Non è mica venuto! Ma va al diavolo anche tu! Io mi assumo tutta la responsabilità, mi assumo tutta la colpa. Adesso io lascio a Marina la casa a disposizione e per le faccende finanziarie faremo come abbiamo stabilito. Vuol dire che ci saranno delle notizie da comunicarmi, tu me le scriverai? Sì, sì, vabbè, scusa, Alberto, ma le potete scrivere, mi sarebbe che sapessi sì, dove vai. Te lo saprò dire, guarda, per ora vado a Torino per 10 giorni per certi affari, poi dopo ti saprò dire qualche cosa. Alberto! Che cosa? Alberto, non ho un'idea. Che idea? Ma se le dicessi io che mistero eri tu. Ma guardatene bene! Guai a te, sai, se le dici una cosa simile. Ma sarebbe un disastro, sarebbe. Ma perché? Ma perché mi odierebbe, capisci? Senti, se ti fa delle domande, per favore, dille che tu non sai assolutamente nulla. Vabbè, io lo dicevo anche per lei. Per lei? Perché per lei? Come rimane adesso? Tu,
te ne vai. Mistero non si fa più io. E allora, cosa pretenderesti, che io continuassi a mandarla dei fiori? No, anche lei, povera donna, mettiti nei suoi panni. No. Adesso sei innamorata di tutto già, mistero. Innamorata, appunto, un grande amore, vero? Un amore formidabile. Peccato, peccato. È tutto un amore sprecato. Esattamente, sprecato. Allora sotto, dille che sei tu. Ma non posso, non... Ma lo vedi che non capisci niente, tu? Lo vedi che non capisci nulla? Già, tu è inutile perché le donne non le conosci, quindi... Senti, cara, non vorrei ancora sostenermi che le conosci tu? Sì, è vero, hai perfettamente ragione. Le donne non le conosco nemmeno io. Ma non le conosce nessuno. Beh, ora vattene e lasciami solo perché devo andare a svolgere delle pratiche in ufficio, devo prendere dei documenti e poi, aspetta, avevo qualche altra cosa da fare, ora mi sono scordato, dovevo... Avevo un appuntamento. In Piazza Colonna con me la vedi, la pubblica. Esattamente, in Piazza Colonna. Rosina, prepara le valigie che poi passerò io con un taxi a prenderle. Signora. Buongiorno, signora. Buongiorno, Sirelli. Giusto lei. Le devo parlare. A me? Sì. Si accomodi, prego. Grazie. Beh, voi avete da fare, io vi lascio. Ciao Tommaso. Ciao Carlo. Ciao Marina. Ciao. Senti Tommaso, se vuoi venire alla stazione, il mio treno parte alle 7:15. Ah, bene. Scusa, sai Marina, ma io non te l'ho detto, ma parto, vado via. Vado a Torino per 10 giorni. Parti. Per affari. Sì. Va bene. Beh, allora arrivederci, eh? Arrivederci. Ma senti, Tommaso. Ciao. 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 Ciao, Marina. Arrivederci. Forse lei avrà avuto da fare, Savelli. No, signora, le pare. Poi anche avessi avuto da fare. Grazie. Lei saprà certamente quello che è avvenuto fra me e Alberto in questi giorni. Sa, così vagamente, Alberto mi ha accennato qualche cosa. Allora glielo dico io. L'ho tradito. Oh, per vago. Perché, non lo sapeva? Sì, lo sapevo. A sentirglielo dire da lei, perché poi forse dopo tutto non si tratta di un vero tradimento. Sì, l'ho tradito. E guardi che io non ho nessun attenuante, perché se c'era un marito che non meritava tutto questo era proprio Alberto. Io non dico, santo cielo, che non abbia i suoi difetti, questo no, ma è buono, generoso, leale. Perché? Cosa dice? Non è vero, forse? Sì, è verissimo. Ah? Ecco. Se sapesse che pena che mi fa in questi giorni. Non lo meritava, ecco. Non una parola. Niente. Un altro avrebbe reagito, avrebbe minacciato. Non so, avrebbe insultato anche. E avrebbe avuto ragione. Lui invece niente. E si vede che soffre. Si vede benissimo che gli dispiace. E in fondo, creda, Savelli, dispiace anche a me. Allora, se dispiace a tutti e due, non devo vedere... No, non è il caso, ormai è troppo tardi. Cosa vuole? Sarebbe una situazione imbarazzante e penosa per tutti e due. Bisogna che ci lasciamo. Ma non è di questo che volevo parlarle. Senta, Savelli, io so che lei è il migliore amico di Alberto. Alberto non ha segreti per lei, non è vero? Per carità, non le chiedo di tradire la sua amicizia, non chiederei mai una cosa simile. Ma bisogna che lei mi aiuti. Mi dica. Sia sincero, Savelli, che cosa è accaduto fra Alberto... Alberto e lui? Lui chi sia? Ma lui, insomma, quello... Quello che io... Lui... Non è accaduto niente.
Non menta, Savelli, non menta. Io conosco benissimo Alberto. Lo so, è irruente, impulsivo. Sarà andato lì, l'avrà minacciato, ma chissà cosa gli avrà fatto. No, guardi, stia tranquilla. Non è accaduto niente. Eppure sono 5 giorni che io non so niente di lui. Volevo dire che non mi scrive, non si fa vivo. Non lo vedo. Non lo vede? Ma perché? Prima lo vedeva? Prima? Oddio, certo che lo vedevo. Ah, sì? Ma sì, perché? Così, ma scusi, lo vedeva... Lo vedeva tutti i giorni? Sì, quasi tutti i giorni. Allora mi dica una cosa, signora. Com'è? Come, com'è? Cosa vuol dire questa domanda? Niente, così. Per curiosità. Com'è? Ah, per curiosità, eh? E quest'aria ironica? Lei lo conosce. No, perché io non l'ho mai visto. No, no, Savelli, lei lo conosce. No, signora, io non so chi sia. Non dica bugie. No, signora. Senta, mi ascolti un momento. Lei è un uomo d'onore? Sì, credo. Come? Ma io sono un uomo d'onore. Benissimo, sono... benissimo. E allora mi dia la sua parola d'onore che lei non lo conosce. Ma senta adesso la parola d'onore. No, me la dia. Non è onesto mettere così l'espresso un povero uomo. Non... Mi dia la sua parola d'onore, le dico. Ebbene. Ma... Sì. Lo conosco. Allora... Però se la guardi, non mi chiede più niente perché io a costo di perdere l'onore. Va bene. Del resto, che cosa vuole che mi interessi se lei lo conosce? Perché? Non lo trova una persona rispettabile? Rispettabilissima. Ah, ecco. E non si può dire che non sia simpatico, eh? Sei un scemalaccio, così. Non si può negare nemmeno che sia un bell'uomo. Ma è vero che è un bell'uomo? Secondo i gusti. Già, capisco, secondo i gusti, ma... Ma secondo lei, ecco, per esempio, lei come uomo, come lo trova? Così? Io? Così, non so. E lei? Io? Beh, capirà che... Uffa! Se sapete che rabbia che mi fa. Chi? Lei, con questa sua mania di voler fare il misterioso. Non mi dica nulla, non posso dire nulla. Che esagerato. Io ho promesso di non parlare. Però. Lei l'ha promesso? E a chi l'ha promesso? Alberto? No, signora, perché... Alberto non c'entra, signora? Allora l'ha promesso a lui. L'ho promesso a lui. E perché? Se non glielo posso dire. Va bene. Ritenga per lei questi segreti. Che cosa me ne importa? Se li regalo. Anzi, volevo dirle scusi tanto se le ho fatto perdere del tempo prezioso. Signora, se vuole che io me ne vada, me ne... No, non se ne vada, se ne... Per carità. Ma lei ha la mania di andarsene, che furia c'è? Si accomodi. Si accomodi qui. Senta un po', Savelli. Lei è capace di mantenere un segreto? Sì, signora. Ma per segreto lo sa cosa intendo. Di non dirlo a nessuno. A nessuno, nemmeno ad Alberto. Me lo promette? Sì, signora, che glielo prometto, sì. Ebbene, Savelli, io quell'uomo non lo conosco. No, non lo conosco, non so chi sia, non so che faccia abbia, non so niente di lui, capisce? Non gli ho nemmeno mai parlato, conosco soltanto un nome, Mister. Oh, che vuole, un giorno mi sono arrivate delle lettere, dei fiori. Ora, io capisce, non posso spiegarle quello che è avvenuto a me, non posso spiegarlo perché non lo so nemmeno io. Me ne vergogno, sai, mi rendo benissimo conto che è assurdo e ridicolo. Ma io non ci posso fare niente, Savelli. Sono innamorata.
Innamorata, signora? Sì, sono innamorata, innamorata fino al punto di lasciare Alberto, di giocare la mia casa. E guardi, guardi, non si tratta di un capriccio momentaneo, non si tratta di un'infatuazione, no, perché io ho sentito qualcosa di nuovo in me. È come se si fosse fatta una gran luce nella mia vita. Non rida, Savelli. No, non rido. Non rida. Non rido mica. Non è bello da parte sua, perché lei è il solo a conoscere questo segreto. Lo sa che neanche Alberto lo sa. Avrei potuto dirglielo benissimo, ma ho preferito tacere. Insomma, lei pensi quello che vuole. Dica quello che vuole, Savelli. Io sono disposta a rischiare tutto. Tutto, capisci? Scandali, pettegolezzi. Tutto. Per un uomo che non conosci. Già. Per un uomo che non conosco. Ma sa che ho una bella fortuna. Chi? Su mistero. Lui se ne sta lì tranquillo, pacifico. Tutto questo amore. Pensare che un altro passa magari tutta la sua vita a corteggiare una donna. Savelli, mi dica chi è mistero, la prego. Non posso. Ma perché non può? Non può? Cosa le costa, Savelli? Io intanto lo saprò prima o poi. Capisce se non è oggi o è domani? Perché tanta ostinazione? Cosa le costa il dirmelo? Savelli? Me lo dica. Non è che mi costi. E allora la prego. Ma, signora, lei lo ama, lo ama. Ma senta, lo ama proprio tanto, sì. Ma quanto tempo è che glielo sto dicendo? Lo amo moltissimo. Ebbene, allora, non ha nessun sospetto. Sospetto? No, cosa vuole? Conosco tanta poca gente, io ho cercato di indovinare, ma non so, ecco. Eppure, signora, è una persona che lei conosce. La conosco? Sì. Sì, signora, lei. Sì, signora, lei la conosce da molto tempo. La conosco da molto tempo? Sì. Ma chi può essere? Savelli, mi dica chi è. La scongiuro, Savelli, mi dica chi è, la prego. Devo proprio dirlo. Ma certo, me lo dica, me la prego. Mi prometti di non dire niente a nessuno? A nessuno, Savelli, a nessuno. Guardi, glielo prometto, glielo giuro, nessuno saprà mai niente. Mi dica chi è. Vuol proprio saperlo, signor. Ma insomma, non mi faccia stare sulle spine. Signor. Sì. Oh, signor. Sì. Oh, signor. Mi dica. Sì. Signor, mistero. Sono io. Lei? Sì, signora, sono io. Ogni pezzo, ogni parola d'amore, sono io, signora. Ma che idea, ma come le è saltata in mente una cosa simile? Che idea? Ma sì, ma come ha potuto pensare una simile buffonata? Me lo vuoi spiegare? Ma signora, ma io credevo. Ma cosa credeva, cosa pensava? Mistero lei. Solo un cretino poteva immaginare una cosa simile. Un cretino? Sì, un cretino. Scusi tanto se glielo dico, ma un cretino, perché non ho altra parola. I fiori, le lettere, ma si può immaginare una cosa più stupida di così? Ma scusi, io volevo solo... Ma che cosa voleva? Che cosa credeva? Credeva che io le cadessi in braccio così pop per quelle quattro scipitaggini che mi ha scritto. Lei, mistero lei, ma mi faccia il piacere, non mi faccia ridere. E pensare che io... E pensare che sono stato sul punto di... Che sciocca! E Alberto? Alberto! No, signora! Ma povero non Alberto niente, mio, Alberto. Creduto... Signora, non dica niente, Alberto! Ma che cosa ha combinato, signora. Lei, sciagurato! Non dica niente, Alberto! Corra! Non sia qui, corra! Dove devo correre? Non lo so, a cercare Alberto, in ufficio, dove vuole! Cerchi di riparare perché lei ha commesso una cosa da... Se ne rende conto? Sì, io corro... Non dico niente, ma la prego, si renda conto, si spingi, la prego. Non dico niente. No, vada.
Pronto? C'è l'ingegnere, per favore. Sono sua moglie. Come? Come non è ancora venuto? Ma guardi, è una cosa molto... Sì, capisco, ma non potrebbe dirmi dove posso rintracciarlo. Ecco il numero, sì, grazie. Grazie. 4, 3. Grazie mille, mi scusi. Cretino, cretino, cretino. Povero tesoro mio. Pronto? Pronto? Pronto, vorrei parlare con l'ingegner Verrani, sono la signora. Non è ancora venuto. Senta, mi hanno assicurato che doveva essere lì, la prego. Qua appena viene, sì, quando viene, gli dica di telefonare a casa. Sì, grazie. No, senta, senta, non se ne vada. Gli dica di tornare subito, perché è una cosa importantissima. Grazie. Alberto! Alberto! Scusami tanto, ma sono venuto a prendere dei documenti. Marina! Marina! Marina, prepara le valigie, portale giù in macchina. Fatti. Sì, parto, cara, parto. Te l'ho detto, vado a Torino per certi affari. Alberto. Dimmi, cara, Alberto, che vuoi? Alberto, io ti devo parlare. Che vuoi? Senti, ascoltami un momento, ti ho detto delle cose cattive, cose brutte. Non ha importanza, cara. Ma come non ha importanza? Ne ha moltissimo, perché non sono vere. Io ho parlato così, in un momento in cui non sapevo quello che dicevo, così. Ti assicuro, guarda, che io... Oh, ma insomma, ti prego, lascia un momento quelle maledette cartacee. Devo cercare dei documenti. Ma caro, li cercherai dopo, i documenti, ascoltami un momento. Senti, Marina, il mio treno parte fra 20 minuti, non c'è tempo da perdere, quindi poi mi pare che ci siamo detti tutto ormai, no? No, non è vero, non è vero, perché tu non mi lasci, tu non mi devi lasciare, io non voglio rimanere sola. Ti prego, Alberto, dimentica quello che è accaduto fra di noi in questi ultimi giorni. Vuoi? È stata una sciocchezza proprio. Ma come una sciocchezza? Hai detto che non mi ami più? Ma non è vero. Che ami un altro, ma chiami sciocchezza. Non è vero, ti amo moltissimo, guarda, non c'è nessun altro, non c'è proprio nessun altro. Senti, Alberto, scusa un momento, ma io ti devo fare una confessione. Sono certa che riderai di me, non importa, te lo dico lo stesso. Non c'era nessun altro, sai? Come? Non c'era nessuno? No, è stata tutta una fantasia. Un giorno ho ricevuto delle lettere, dei fiori, e io mi sono montata la testa così, così proprio per niente. Sai come siamo noi donne, romantiche, sentimentali, poi la fantasia galoppa, lavora. L'ignoto, capisci? Il mistero mi aveva attratto e proprio così si chiamava, mistero. Se tu sapessi quanto mi vergogno, tanto, sai, è stata una tale sciocchezza. Poi mi vergogno soprattutto da quando ho saputo chi è. Ah, l'hai saputo? E chi è? Non aver paura. Non aver paura, Alberto, è uno stupido. Ah, è uno stupido? Certo. Beh. Uno che si celava sotto l'incognito, così, era una vigliaccheria. Si doveva capire subito chi era, uno stupido. E chi era, cara? Ah, tu non lo immagini fra mille. No. Indovina, prova così a indovinare, di un nome. Non so, non immagino, veramente non immagino. Savelli. Savelli? Ma no, cazzo. Proprio così. Ma no, ma poveraccio. Ti assicuro che era Savelli, me l'ha detto lui. No. Ha detto che mi ha mandato le rose e le lettere. Ma adesso non ne parliamo più. Senti, Alberto, dimmi che mi perdoni. Dimmi che tutto quello che è accaduto fra di noi in questi ultimi giorni non ha importanza, è cancellato, è passato. Dimmi che mi vuoi bene. Senti, mi porti via con te, Mi porti via, io non ti darò nessun fastidio, guarda. Ho bisogno di stare con te perché standoti vicino misuro il bene che ti voglio. Oh, ti prego, Alberto, non mi dire di no. Vuoi? Non mi dire di no. Prepara la valigia in 5 minuti, Tu vuoi partire? 5 minuti e sono pronta. Con me? Vuoi partire con me? Ormai è troppo tardi. Il treno è già partito. No, non importa. Partiamo lo stesso, andiamo. E dove? Ma non lo so, alla stazione. Ci sarà qualche treno, le stazioni sono lì apposta. Noi partiamo. Io mi debbo allontanare da questa casa, Alberto. Devo allontanarmi. 5 minuti. E sono pronta. Che hai, amore?
Non sei contento? Sì, sono contento. Senti un po', Marina, se Mistero, invece di Savelli, fosse stato... Non parlare. Chiunque fosse stato, era la stessa cosa. Però, vedi Alberto, ti devo dire una cosa. Che cosa? Savelli, sarà uno sciocco, senz'altro, non lo metto in discussione, ma nelle sue lettere, nelle sue parole... Sì? C'era un qualche cosa che tu non hai mai espresso a tua moglie. Ah, no? No. Saranno sciocchezze, io non lo nego, ma ogni tanto queste sciocchezze ci vogliono. Ah, sì, sì, eh. Vedi, se tu ogni tanto mi mandassi dei fiori, non ci sarebbero lettere, non ci sarebbero misteri che potrebbero allontanare tua moglie da te. Ah, lo già. Credi? Sì, può essere che tu abbia ragione. Ci penserò, cara, eh. Cinque minuti. Cinque minuti e sono pronte. Ecco. Alberto! Vieni, sono qui, ci ho cercato dappertutto. Vieni, Mistero, vieni qua. Oh, Alberto, non vorrei che tu pensassi. Sei mai venuto così? Perché tu ormai mi avevi detto che non c'era più niente da fare. Allora io ho pensato... Senza nessuna cattiva intenzione. Sì, sì. Perché, cosa vuoi? Tutto quell'amore sprecato. Tu sai cosa sei? Tu sei un mascalzone. Mascalzone? No, ma però non te la pigliare, te ne sono grato, anzi. Sì. Sì, te ne sono grato perché, vedi, Tommaso, qui non si sapeva più come uscirne. Occorreva una delusione. E naturalmente occorreva qualcuno che si prestasse a fare la delusione. Ecco, ti sei prestato tu. Ti ringrazio molto, amico mio. E poi vedi, tu mi hai fatto un piacere anche per l'avvenire. Sì, perché vedi, se mia moglie un giorno dovesse ricevere dei fiori, qualche biglietto, sai, è ancora una donna carina e quindi potrebbe capitarle, no? Basterà che pensi, che dubiti per un momento che gliele abbia mandati tu, perché non ci sia più nessun pericolo. Ti ringrazio, caro. Vieni, prendi l'aperitivo. Beh, io sono pronta.